Ciao a tutti, Ismaele Iaconi, Lambera Italia. Benvenuti al Solo Trans in questa edizione. Siamo su uno stand di 1000 metri quadrati. Potete vedere, siamo presenti con 9 veicoli in esposizione, tutti che puntano verso l'ambizione del costruttore francese Lambert. Quindi l'ambizione di poter andare con un concetto di Lambert Energy a dare soluzioni a tutti i clienti del trasporto a temperatura controllata con varie soluzioni che vanno nell'ottica dell'abbassamento delle emissioni di CO2 e della carbonizzazione. Potete vedere qui un prodotto che è realizzato da Iveco, per esempio, un Iveco E-Daily con una cellula Lambert Frigoline da 7 euro pallets come capacità e un'unità refrigerante innovativa di Carrier, Pulso Recool, che è agganciato attraverso una IPTO messa a disposizione da Iveco con 15 kW, riesce a utilizzare, fare un ciclo di lavoro giornaliero, mantenendo in questa configurazione con la doppia power pack del costruttore sull'Iveco E-Daily 200 km di autonomia e una refrigerazione totalmente elettrica. Spostandoci da questa parte, possiamo vedere ancora sulla gamma dei veicoli commerciali leggeri un negozio mobile su un Kangoo Renault con tripla apertura, due porte laterali e una posteriore con una serie di scaffali che permette la distribuzione e la tentata vendita urbana. Da questa parte ancora un Renault Kangoo E-Tech, quindi parliamo di un veicolo elettrificato con la versione pianale cabinato utile per effettuare consegne in centri urbani. Manteniamo una dimensione esterna molto compatta, bensì una volumetria interna molto molto ampia per le dimensioni globali del veicolo. Infatti abbiamo una versione L1 con capacità interna di 4 metri cubi e una versione del veicolo L2, quindi con un passo più lungo, con la possibilità di avere 5 metri cubi. Una soglia di accesso al vano di carico molto bassa e anche la possibilità di entrare all'interno della cellula per prendere della merce e portarla fuori. La gestione della refrigerazione qui è fatta da un Kerstner E-Cool Jet 106, un gruppo frigo molto performante del nostro gruppo che ci permette di gestire la temperatura positiva agganciandoci alle batterie di trazione del veicolo elettrico. Da questa parte possiamo vedere come l'azienda Lambert va a realizzare l'isolamento dei van. Utilizziamo uno scan 3D che va a rilevare l'interno del van creando degli stampi che successivamente vengono riempiti da materiale composito per realizzare una cellula che poi va posizionata all'interno del vano di carico. È come se fosse una negativa e una positiva, quindi la cellula, il pannello che si sposa con la parete o gli elementi interni del vano di carico. Così si crea molto molto meno dispersione termica, è una tecnologia unica che utilizza Lambert ormai da parecchio tempo e ci permette di non far sì che non si creino dei ponti termici all'interno del veicolo perché le pareti della cellula e le pareti del veicolo sono abbinati senza possibilità di creare ponti termici, così otteniamo una performance da un punto di vista della tenuta termica eccellente. Anche qui la refrigerazione su questo veicolo in realtà viene effettuata da un'altra versione, un altro modello di Kerstner che è il Cool Jet 103. Possiamo vedere su questo l'involucro che utilizziamo in fabbrica per spedire fuori dalla Francia i pannelli di coibentazione per i van. Successivamente le novità sono per esempio su questo veicolo di Stellantis che è un Peugeot Partner L1, dove all'interno potete notare come quello che vi ho raccontato attraverso la tecnologia che utilizziamo per l'isolamento viene poi realizzato, e lo potete vedere dal vivo, una coibentazione che ha una qualità sia estetica ma anche di contenuto e di qualità elevata. In questo caso abbiamo un piano di carico, una divisione del piano di carico attraverso queste mensole che sono asportabili. Anche qui, essendo un veicolo elettrico, lo sviluppo che ci è stato fatto da Kerstner nell'utilizzo di un'unità refrigerante totalmente elettrica, dove il gruppo condensante si trova integrato al posto della ruota di scorta e il gruppo evaporante si trova, diciamo, al centro tra la carrozzeria
del veicolo e la carrozzeria dell'isolamento, quindi è un evaporatore che ha mandato e ritorno e che è completamente integrato, lasciando spazio al vano di carico rispetto al solito evaporatore che troviamo su altre unità refrigeranti. Le novità, se vogliamo, continuano da questa parte sui veicoli industriali, dove abbiamo temi sulla sicurezza attraverso la Safe Stair, che è una scala che punta verso la sicurezza sul lavoro degli utenti che si occupano di carico e scarico. È in nomination per il premio di quest'anno qui al Solutrans. In più abbiamo aggiornato la nostra paratia, che si chiama ErgoWall 2.0. Abbiamo aggiornata in termini di ergonomia e in termini di funzionalità, perché abbiamo rivisto tutte le funzioni di scorrimento, sollevamento, proprio in termini di agganci. E in più è una paratia che risponde anche agli urti, deformandosi ma poi avendo un effetto memoria, ritornando in posizione originale. Quindi insomma l'idea è quella di andare a dare dei servizi di sicurezza e di andare verso la transizione energetica, accompagnando i clienti al trasporto a temperatura controllata. Un altro servizio che è innovativo e dirompente è la Connect Box, che abbiamo ideato un'API che funziona con Android, che si va a innescare sul CAN del veicolo e quindi replica il display del set point delle temperature del gruppo frigo Kerstner, che è solitamente posizionato in vari posti sul cruscotto, lo integra nel display originario del veicolo, avendo lì e pilotando da lì tutte le funzioni dell'unità refrigerante. Che dire, Lambert Energy quest'anno, e quindi transizione energetica e sicurezza, questo è il motto di Lambert quest'anno al Solutrans. Grazie a tutti.